Accomodatevi, siamo pronti per cominciare. Io sono Claudio Cerasa, sono il direttore del Foglio e sono contentissimo di avervi qui. Mi rendo conto che essere ottimisti in questa fase, come sempre d'altronde, non è semplicissimo. Ascoltando e leggendo notizie un po' allarmate, varianti con nomi spaventosi, ma noi siamo qui oggi per provare a ragionare sul futuro con tantissimi ospiti, con tantissimi amici, cercando di capire anche in che modo una fase difficile come quella che viviamo ormai da 2 anni può diventare una grande occasione di trasformazioni e una grande occasione per cercare e trovare nuove opportunità per costruire il futuro. Comincerei subito la nostra mattinata con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervistato da Maurizio Crippa. Grazie e buona giornata. Buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a Palazzo Vecchio. A Palazzo Vecchio, Dario Nardella è il padrone di casa, come si dice adesso, l'inquilino pro tempore di questo palazzo, non ha bisogno di presentazioni. Tra le altre cose, è una tradizione, è un rapporto consolidatissimo questo con Firenze, con questo palazzo e con questa città. Dico bene? Quinto anno. Assolutamente. Approfitterei proprio per questo per ringraziare Claudio Cerasa, tutta la redazione del Foglio, gli editori, questa grande famiglia del Foglio per la passione, la costanza con cui avete coltivato il rapporto e l'amicizia con Firenze. Ne siamo davvero orgogliosi. Peraltro Palazzo Vecchio è il palazzo della politica da ormai più di 5 secoli, quindi proprio in questi giorni si è celebrato lo spostamento a 150 anni di distanza della Camera dei Deputati dal Salone dei Cinquecento, dove ci troviamo, a Roma, 1871-2021, e quindi è perfino naturale che ci sia questo rapporto con il Foglio e che si organizzino qui nel Salone dei 500 le giornate dell'ottimismo. E a proposito di ottimismo, visto che siamo ottimisti, sono felice di annunciare che abbiamo concluso l'accordo con il Foglio per un altro triennio insieme all'insegna dell'ottimismo, e quindi davvero un grazie di cuore a tutti voi. Grazie a Firenze, ovviamente. Senta, arrivando ci sono le transenne della maratona di Firenze. Sì. Ed è un altro... A noi piacciono le sfide complicate, per questo abbiamo messo. Sì, infatti noi abbiamo fatto un po' di dentro e fuori per arrivare, ma è un altro segnale di grande ottimismo, di ripresa. Una città come Firenze che non vive solo di turismo, ovviamente, però è un fiore all'occhiello di questo. Domanda secca: è preoccupato per questo nuovo impennate di virus, di varianti, eccetera, o i fiorentini sono responsabili, bravi, vaccinati? Avete preso misure? Perché Firenze, se si blocca un'altra volta, sì, non, io non volesse per il turismo, è brutto. Allora, sempre a proposito di buone notizie, i dati proprio di qualche giorno fa sulla città metropolitana di Firenze sono veramente, veramente positivi. Le previsioni del PIL dell'ultimo trimestre vanno oltre il 7%. Bene. Il livello di export, chiuderemo l'anno con dati di export superiori al 2019, quindi l'anno precedente del Covid, e anche il turismo ha registrato un novembre molto, molto positivo. È chiaro che questo clima di incertezza
diciamo, colpisce soprattutto quei segmenti dell'economia che risentono delle dinamiche globali, e il turismo è proprio uno di questi. Le informazioni, i dati che ci arrivano dagli operatori ci dicono che le persone prenotano un po' all'ultimo momento, e quindi la situazione dell'evoluzione della pandemia non aiuta, anche se i provvedimenti del governo a mio avviso sono stati molto molto utili, soprattutto sulla l'upgrade del Green Pass, e da ultimo i fiorentini si stanno comportando molto bene. 2 giorni fa il Mandela Forum, cioè il nostro hub vaccinale, che è il più grande d'Italia dopo quello di Roma, ha registrato 3.200 vaccini giornalieri, tornando ai livelli della prima fase di vaccinazione, tra prime, seconde e terze dosi. Quindi la risposta, almeno per ora, è molto diciamo, incoraggiante da parte dei fiorentini. E bravi fiorentini allora, sì. Sì, vorrei ringraziarli, perché parliamo sempre dei Novax, bisognerebbe parlare di chi invece si mette in fila, no, con responsabilità e dà il giusto esempio. Senta, si parla non solo da adesso dopo la pandemia, ma si parlava già prima delle città come il motore della nuova fase di sviluppo mondiale, insomma. Il suo collega di Milano, Sala, parla da tempo della città come meccanismo del futuro. Adesso arriva i soldi del PNRR, ci sono questi investimenti importanti. In che cosa una città come Firenze, noi parliamo tanto dell'innovazione che sarà sul digitale, sarà sul green, eccetera, come può diventare una macchina del cambiamento una città? Draghi, parlando con i suoi colleghi, i sindaci, ha detto che i sindaci saranno i protagonisti di questa ripresa, quindi non lo Stato mamma, ma i territori. Lei come la vede? Ma io ho sempre creduto nel ruolo fondamentale delle città. Devo dire che se guardiamo in Europa, le città sono tornate davvero protagoniste, assumendo un ruolo decisivo in tutte le grandi sfide globali, che si tratti di cambiamento climatico, che si tratti di immigrazione. Senza un coinvolgimento attivo e concreto dei sindaci non si arriverà a nessun obiettivo. 3 settimane fa all'assemblea annuale di Eurocities, l'associazione dei sindaci europei che io presiedo, abbiamo lanciato l'obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2040, 10 anni prima del termine fissato dalla Commissione europea. È una bella sfida. È una bella sfida, ed è una sfida che il PNRR spingerà. In questo senso noi siamo a Firenze pronti a presentare al governo un pacchetto di progetti per arrivare a oltre 1 miliardo di euro di finanziamenti del PNRR sulle nostre infrastrutture. Le tranvie, il patrimonio culturale, le BRT, cioè le bus vie rapide, il trasporto, la mobilità elettrica e alcuni settori di sperimentazione, come ad esempio l'idrogeno. Sono alcuni dei settori su cui stiamo lavorando. E da ultimo, tu facevi riferimento a Draghi. Devo dire che il rapporto del Presidente del Consiglio è veramente molto forte. C'è un asse tra il Presidente Draghi e i sindaci che francamente io non avevo mai visto in passato, nei miei 12 anni da sindaco e vice sindaco prima, con nessun governo. Non male. E questo è molto, io credo che sia un segnale molto positivo. Bene, questo è molto, è importante, è molto bello, e ci dà proprio un'indicazione del percorso che deve essere molto sui territori, eccetera. Allo stesso tempo, tanto lei che i suoi colleghi sindaci, sembra ogni tanto di vedere della paura di non riuscire a fare le cose nei tempi, o bisogna anche dire, allora, Firenze è una grande città, una città virtuosa,
come altre città di queste dimensioni, penso anche i vostri vicini di Bologna, sta così. C'è la preoccupazione di tanti territori, eccetera, di non essere pronti e in grado a fare i programmi che sono necessari, come lei accennava per Firenze. Che cosa vi preoccupa sul cammino di questo PNRR? Questa preoccupazione viene dalla nostra esperienza. Considerate che l'Agenzia del Territorio ha stabilito che in Italia per realizzare un'opera pubblica da 25 milioni di euro occorrono più di 11 anni. Noi dobbiamo entro il 2023 finire le progettazioni e gli appalti, aprire i cantieri, entro il 2026 completare le opere e rendicontarle. È una corsa contro il tempo, per la quale è fondamentale un'opera di semplificazione drastica. Le regole per tutti. Esatto, e credo che l'opportunità arrivi proprio con il secondo decreto semplificazioni. Lì è fondamentale che si facciano delle riforme incisive, ad esempio sul codice degli appalti. Limitarsi il più possibile ad applicare le direttive comunitarie senza aggiungere, diciamo, una farraginosa macchina legislativa. Saluto la ministra Cartabia che ci ha raggiunto. E a proposito proprio dei temi, ad esempio, della giustizia, noi diciamo sempre: attenzione, che la corruzione non si combatte con il codice degli appalti, si combatte con il codice penale. Il codice degli appalti serve a realizzare le opere. E quindi l'idea che più ci sono norme, più ci sono procedimentalizzazioni e più si combatte il rischio di corruzione, a mio avviso, è completamente sbagliata. Abbiamo visto dei disastri completi su queste cose, opere fermate. Esatto. Le dico una cosa concretissima. Le conferenze dei servizi, no? Sono questi strumenti che per realizzare opere pubbliche mettono intorno a un tavolo tutti gli attori pubblici che in qualche modo esercitano una competenza. Bene, c'è un termine di 90 giorni che però non viene quasi mai rispettato, perché si sospendono le conferenze, si cambiano i progetti e quindi riparte il cronometro. Occorre che questo termine sia perentorio e che ci sia un meccanismo di molto più agile di funzionamento delle conferenze dei servizi, che sono luoghi decisori per realizzare le opere, esatto, pubbliche. Senta, una domandina un po' forse complicata, insomma. La Toscana è anche una terra di grandi città e grandi campanilismi. Allora, chiedere al sindaco di Firenze come vede il caso di Montepaschi a Siena forse può essere una domanda un po' spiazzante, però veramente lei cosa pensa? Non pensa che sia giunto il momento che questi campanilismi di fatto, che sono ancora nella nostra economia, vengano superati con un po' di ottimismo nella forza di un mercato, o dobbiamo, sì, sempre aspettare che forse Siena ha bisogno di un bravo consorte più che ormai di una mamma sempre? No, sono molto d'accordo. Noi ne va del territorio, non va solo di... Noi dimentichiamo che i veri competitor sono fuori dall'Italia e invece continuiamo a farci la guerra tra di noi. E in Toscana purtroppo questo elemento del campanilismo è ancora più forte. Beh, siamo circondati dagli affreschi di Giorgio Vasari con le battaglie, certo, contro Pisa, le battaglie contro Siena. Però lascerei alla storia dell'arte e alla storia queste cose, perché in questo caso davvero occorre rapporto sì col territorio, ma con una visione globale. Sul Monte dei Paschi, in poche battute, io intanto credo che la banca in questo ultimo anno abbia fatto un buon lavoro sulla strada del risanamento. Alla fine è un bene che ci sia un po' più di tempo, aspettiamo di vedere quanto tempo l'Europa darà al governo italiano, diciamo come proroga per mantenere la presenza dello Stato nella banca, ma questo tempo deve essere utilizzato bene per completare la ristrutturazione e il risanamento della banca e prepararla ad una operazione di apertura, chiaramente, al mondo finanziario e al mercato. Attenzione, questo non significa perdere la propria identità e l'ancoraggio al territorio, tutt'altro. Monte dei Paschi deve tornare, a mio avviso, ad essere la banca
della piccola impresa, la banca delle famiglie, la banca appunto connotata da valori solidi e anche da un radicamento sul territorio. A volte noi confondiamo il radicamento del territorio con appunto il localismo, che è un'altra cosa. Senti, stiamo finendo il tempo, un'ultima domanda. Noi siamo nella città che è anche la città di Dante. Sì. Stiamo finendo le celebrazioni del centenario di Dante. È stata effettivamente, al di là del livello mediatico, una riscoperta italiana in qualche modo, eccetera. Però come facciamo a non rischiare che l'anniversario vada in soffitta, come capita spesso? Dante, tenerlo vivo ancora. Non so se una città come Firenze ha delle idee, dei progetti, lei ha qualche sogno nel cassetto di cosa poter fare ancora per Dante. Guardi, sono d'accordo con lei sul fatto che queste celebrazioni sono state davvero all'insegna della progettualità e piuttosto lontane da un certo ritualismo. E questa è la sfida, mantenere questo rinnovato interesse verso Dante, verso la lingua italiana. A proposito della lingua italiana, il nostro piccolo grande sogno è quello di realizzare appunto il museo non museo della lingua italiana. Siamo già partiti, stiamo finendo il primo lotto nel complesso di Santa Maria Novella grazie al finanziamento del governo, speriamo di realizzarlo in tempi brevi. È incredibile che l'Italia non abbia un museo o un centro sulla lingua come a Washington, come a Parigi, e questo può essere una grande opportunità verso le nuove generazioni, verso il mondo della scuola, perché la lingua italiana venga preservata come grande patrimonio. Ricordo una discussione, un dibattito bellissimo, era presente anche la nostra ministra a Roma, la Casa di Dante di Roma, proprio certo. Su questo tema. Quindi abbiamo iniziato dicendo che, ricordando il trasferimento del Parlamento da questa stanza a Roma, esatto. Possiamo finire dicendo che Firenze vuole riappropriarsi un po' di essere la capitale della lingua italiana nel nome di Dante. Assolutamente sì, capitale della lingua italiana e anche capitale della buona politica grazie al Foglio. E se posso dire un'ultima cosa, proprio qui nel Salone dei 500, una domenica come oggi, l'ultima domenica di febbraio, a quest'ora Papa Francesco incontrerà 100 sindaci di 100 grandi città del Mediterraneo. Io ho letto il suo pezzo sul tema sull'ottimismo anche in campi difficili come l'immigrazione, e sarà un grande momento, io credo davvero, di costruzione, di progettualità. Ha ragione il capo dello Stato Mattarella quando invita l'Italia ad essere il paese dei costruttori, e quindi davvero è bello immaginare questo filo rosso che congiunge momenti di riflessione alta e di confronto serio e approfondito. Evviva quindi Firenze e viva l'ottimismo del Foglio. Grazie. Grazie Sindaco. Grazie a tutti.